La raffineria era davvero una copertura. La Chemsynth stava lavorando su qualcosa, il progetto Dark Mirror. A questo punto non abbiamo idea di che tipo di progetto fosse, però abbiamo trovato qualche indizio. L'NSA sta sorvegliando la Chemsynth da parecchi mesi ormai. Stanno cercando di ottenere informazioni su un progetto di ricerca conosciuto come Dark Mirror. Sappiamo che ha qualcosa a che fare con il laboratorio idroponico che avete scoperto in Alaska. La pianta che avete raccolto appartiene a una specie sconosciuta finora. Si spieghi. È imparentata alla lontana con la Cochleanthes amazzonica, ma ha delle proprietà cellulari che non ho mai visto prima. È stata modificata geneticamente, ma gli effetti sono ancora sconosciuti. Come sapete che è stata modificata? Hanno inserito un frammento di materiale genetico del batterio E. coli qui. Ci sono altre inserzioni strane qui e qui. E questa sezione qui ci preoccupa in modo particolare. Non sappiamo da che organismo provenga, ma lo scopriremo presto. Ho un'altra sorpresa. La Chemsynth opera in tutto il Nord e il Sud America. Sono interessati ai settori petrolifero, chimico e manifatturiero, ma hanno investito pesantemente anche nell'export e nella ricerca. Le piante di Chrysler venivano spedite da una compagnia peruviana chiamata Chemsynth Botanicals. Non immaginereste mai che è il capo della sicurezza lì. All'inizio il nome non mi ha detto niente. Dopotutto, quando sono arrivata all'agenzia, lei era già andata via. Poi qualcosa è scattato. Ne sono sicura. È la stessa donna. Te la ricordi? Ah, oh, se la ricorda. Edison Arkrow. Avete lavorato insieme, giusto? Dove stai andando, Edison? Lasciami stare. Te l'avevo detto, Gabe. Io devo andare. Non mi avevi detto niente. Mi dispiace, Gabe. Era la mia compagna, nel primo anno all'agenzia. Che è successo? È successo che se n'è andata, ma non so perché. Non ho mai potuto chiederlo perché non l'ho più rivista. Ci sono delle vittime civili. Sono vicino al punto di inserzione. I rapporti continuano ad arrivare da due giorni. Ci aspettavamo da anni una rivolta, ma adesso è scoppiata di colpo e senza motivo. Opera della sezione rossa, vero? Queste vengono dalla squadra in azione alla Chemsynth. Zeus ha usato un programma di riconoscimento del volto. Ci sono diverse corrispondenze, tra cui questa. La foto è stata scattata a Iquitos quando è iniziata la rivolta. Il nome in codice è White Scorpion, identificato in 3 operazioni della sezione rossa. 2 proprietà della Chemsynth e 2 attacchi della sezione rossa? Non è una coincidenza. No, credo di no. Di qualunque cosa si tratti, Edison sicuramente c'è dentro fino al collo. Di nuovo. Lian! Sono Iquitos, sto entrando. Ti chiamo via radio quando entro in contatto con Hargrove. Passa e chiudo. Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Continuiamo su Siphon Filter Dark Mirror con l'episodio 3, parte 1. Vecchi amici. Decrittando il disco ottico che ho recuperato in Alaska, Teresa ha identificato la ricerca segreta condotta dalla Chemsynth, nome in codice progetto Dark Mirror. Ha qualcosa a che fare con certe piante rare trovate a Iquitos e successivamente coltivate nel laboratorio idroponico della raffineria. Una mia vecchia amica, Edison Hamangrove, è a capo della sicurezza della Chemsynth. Non sono mai riuscito ad avere delle risposte da lei in passato e non credo che la situazione possa cambiare ora, soprattutto dal momento che la sezione rossa è qui e sta fomentando una rivoluzione. Devo assolutamente trovare la Mangrove. La Margrove, Gabe Logan. Pare che i rivoluzionari PRVC abbiano vinto. Ti servono rinforzi? No, ce la posso fare.
Trova la stazione nella foresta pluviale. Io cerco Hargrove. Ricevuto. Xing, chiudo. Non mi ricordo i tasti. Ok. Oh, attenzione. Ho sentito qualcuno che si è allarmato. Merda. Ok, qua il giubbotto di proiettile non necessario. Ecco, lo sapevo che mi sbucava qualcuno. Danno un cecchino. Comunque si hanno giocato veramente tanto su sta cosa. Qui Black Viper, ho la rompiscatole. Lasciatemi andare, bastardi. Teresa, ho trovato le guardie della Kempsint. Hanno Hargrove. Grazie al cielo è ancora viva. Sì, ma non per molto. Abbiamo già ucciso tutti i tuoi colleghi. Continua pure, spara. Ma che ti servirebbe? Attenzione. Non costringermi a farti male. Va al diavolo. Qua cosa c'è? Niente, giù bottone di proiettile. Ok, prova nascosto. Ho trovato uno degli uomini di Hargrove, con un buco in testa. Leggi la piastrina. Il nome era Carter, David, fornitore dell'esercito. Provo a fare una ricerca, forse scopro qualcosa. Se devo salire da qua. Aspetta, non è che devo no, non c'erano tipo modi per poter fare il rampino, vero? Perché non me lo sto ricordando. Perché non mi dici dove l'hai nascosto? Lasciami in pace, non ti dirò proprio niente. Ah no, devo salire da qua.
Sì. Non so perché hai ucciso questo bastardo. Gabriel Logan, che sorpresa. Ciao, Edison. Lavori ancora per gli agenti segreti? Diciamo che sono in vacanza. Ti ho sentito gridare e ho pensato di venire a salutarti. Il solito vecchio Gabe. Fammi indovinare. Vuoi offrirmi la tua protezione in cambio dei miei file? Qualcosa del genere. E cosa ti rende diverso da loro? Per cominciare, lui è morto. Questo è vero? Bel colpo, non hai perso il tocco. Non c'è molto tempo, muoviamoci. Spero tu sappia ancora usare una pistola. Aia. Edison, muoviti! Ok. Anche se non so ormai quanto mi possa servire. Gabe, al riparo. Prima di andarcene dobbiamo difendere questa posizione. Mi hanno colpita! Vai più attenta. Rafforzo! Necessito rafforzo! Sei fortunata ad essere ancora viva. Mi hanno presa. Non posso fermare le pallottole. Tengo visuale. Aquí. Gabe, sono sui terrazzi. Mi hanno colpita. Vai più attenta. Forza, muoviamoci. Capito. Gabe, c'è un uomo alla torretta, stai attento. Lo tengo. No. Che lo tengo. Fuego. Mi hanno preso. Non posso fermare le pallottole. Ok, via libera. Bene, andiamo. Ecco, ora giustamente capisco il perché. Madonna, è praticamente morta. Stammi vicino. Da questa parte. Madonna mia. Questa è la stanza di Santiago. I documenti devono essere qui. La sezione rossa è stata qui poco fa. Che mi dici delle guardie della Camp Saint? Sono tutte spaventate. Santiago teneva qui i suoi file di backup. Cioè, dove siamo atterrati noi? So che hai dei duplicati. Mi conosci troppo bene. Andiamo. Dobbiamo spostare questo archivio. Ma qui cosa c'è? Un altro
Altro giubbotto di proiettili. I contratti sono al sicuro. La combinazione è 6, 9, 4. Chi sei stavolta? No, davvero. Qui c'è qualcuno. Quel tipo sembra un agente. Edison, stai lontana dalla finestra. Qualcosa non va? Maledizione, trovatela subito. Perquisite questo buco. Sì, signore. Hanno scoperto che te ne sei andata. Togliti di mezzo. Tieni giù la testa. La sezione rossa è qui per via della Campsint. Perché? Ho saputo che il gruppo produce materiali biologici. Abbiamo mandato dei campioni al nostro laboratorio in Virginia. Gabe, la porta non si muove. Prima di farla saltare, diamo un'occhiata in giro. Dobbiamo farla esplodere. Aspetta, com'era la combinazione? Ha detto 681? Ma io mi ricordo che ha detto 641. Andiamo. No, aspetta un secondo. Aspetta un secondo perché riavvolgiamo. Tipo sembra un agente. No, aspetto. 9-4. Chi sei stavolta? Ah, 6-9-4. No, davvero. Qui c'è qualcuno. Quel tipo sembra un agente. Ok, 6-9-4. Edison, stai lontana dalla finestra. Qualcosa non va? Maledizione, trovatela subito. Perquisite questo buco. Sì, signore. Hanno scoperto che te ne sei andata. Togliti di mezzo. Tieni giù la testa. La sezione rossa è qui per via della Campsint. Perché? Ho saputo che il gruppo produce materiali biologici. Abbiamo mandato dei campioni al nostro laboratorio in Virginia. Gabe, la porta non si muove. Prima di farla saltare, diamo un'occhiata in giro. Dobbiamo farla esplodere. Ok, prova nascosta. Ricevi? Forte e chiaro. Ho trovato dei documenti. Provano che la sezione rossa sta finanziando i rivoluzionari. Deve costargli una fortuna. Non so a cosa stia lavorando la Campsint, ma devono tenerci molto. A cosa stai pensando? Che cazzo fai? Copra me! Che Margrove ci serviva viva! Sì, ho capito, ma se si è fatto ammazzare non è colpa mia. Ho soltanto 3 munizioni. Merda. Bene, andiamo. Con il sistema di combattimento è un cestello proprio. Mamma mia, proprio mi sta girando la testa. Coprami! Io lo tengo! Tengo una flanco! Prendo! Coprami! Gabe, andiamo!
Zingello! Lo tengo! Edison, muoviti! Bene, andiamo. Andiamo di qua. Arrivo. Leon, mi ricevi? Gabe, abbiamo trovato i campi di raccolta della Camp Sint. Hanno bruciato tutto. Tu hai trovato Hargrove? Sì, stiamo cercando i suoi dossier sulla Camp Sint. Sai cosa cercano quelli della sezione rossa? Non ancora. Ne parliamo dopo. Xing, chiudo. Come ai vecchi tempi.